Dovete sapere che è nato a Napoli, è nato a Giugliano, vicino Napoli, il 3 febbraio del 1583. Madonna. Fu il primo, è stato uno scrittore e un letterario italiano, il primo a utilizzare la fiaba come espressione popolare. Allora io adesso vorrei dirvi comunque una cosa. Quanti di voi comunque ricordano quando eravamo noi bambini che ci sedevamo sulle gambe delle nostre nonne e ci raccontavano le fiabe? Ne penso un pochettino tutti quanti, me compreso. Era una cosa straordinaria, una cosa bellissima. A volte i nonni se li inventavano anche le fiabe, proprio per farci contenti, perché noi comunque eravamo bambini, rimanevamo comunque stupiti da quelle parole, da tutte quelle movenze che comunque i nostri cari nonni comunque facevano. Le fiabe oggi purtroppo si sono perse. Io non mi nascondo che sto cercando di andare un pochettino in giro dove ci sono ancora dei vecchietti per registrare quelle fiabe, perché un domani purtroppo si saranno persi, cioè una volta che non ci saremo più noi. Ma chi con... oggi i ragazzi di oggi sono troppo impegnati col telefonino, con si giochi, videogiochi, e quindi comunque cioè, non pensano, anzi la fiaba non gli dà proprio nessuno stimolo, non gli fa proprio piacere, propensiscono i cartoni animali, quelli là violenti, oppure questi film di orrore. Invece noi siamo vissuti in un'epoca dove comunque quelle fiabe ci arricchivano, ci facevano addormentare. E Giambattista Basile, quindi stiamo parlando del 1500, perché poi lui comunque è finito nel 1600, inizio del 1600, ha scritto un grande libro che è il Pentamerone, ovvero L'Opunto dalle Punte, cioè in realtà tutti i racconti, tutte le fiabe. E ce n'è uno, allora, innanzitutto questo libro è scritto in arcaico, in napoletano arcaico, quindi una cosa impossibile comunque da capire. Però comunque c'è stato chi comunque l'ha tradotto in un napoletano diciamo più moderno, e alla fine ci ha pensato anche Peppe Barra a tradurre diciamo questa fiaba che le vecchie vergini o anche la vecchia scorticata, che non ci azzeccava niente lui, perché noi siamo giovani, partiamo da questo presupposto. Va bene, allora vi dico questa fiaba. Si cominciava sempre così. C'è stata una volta, e nemmeno ieri, e nemmeno l'altro ieri, ma tanto, tanto tempo fa, nella grande e bella città di Napoli, c'è stata una volta un palazzo reale. E dentro questo palazzo reale chi ci poteva abitare? Un re, la regina e il principino. Sotto al palazzo reale ci stava un basso o vasce. Voi sapete che cos'è il basso? No, è un'abitazione a pian terreno dove abitavano due vecchie. Aiutatemi a dire vecchie, che a più giovane aveva 99 anni, a più vecchia 120 anni, brutta! Aiutatemi a dire brutte, che facevano quasi schifo. Anzi, togliamo il quasi. Facevano proprio schifo. Ma ogni qualvolta il principino si affacciava al balcone e lasciava cadere, non so, un rametto di erba cedrina, un gesummino, si sentiva sotto la voce della vecchia, a più giovane, che alluccava come una pazza. Ma no, non mi è cercata! Mi ha fatto le braccia piene di mulignana, la capa nera a lei. Ma chi destra vive e chi destra vive? Mi hai fatto male? Ah, e se la mandava. Tanto che il principino si incuriosiva, dicendo, ma sa come ad essere bella e delicata sta fanciulla? Un fiore gli lividiccia la carne. Pace! E a ma prevesto chi è? E insieme con quattro paci scesero giù per andare a conoscere la fanciulla. E a terra aprì la sora che mi accende l'indagna a spacciomella. Sì. Che confronto veretta o il principe di casa reale dicendo e noi siamo molto onorati di farvi conoscere la fanciulla, però quella comunque è timida,
È molto timido, che non ha mai visto nessuno di Davide suo, perciò, principe, tornate domani, che vi facciamo vedere un dito. Azzi, c'è il tuo principe. E papere sano sano, quanto ci vuole? Dieci anni. Ehi, principe, calma, calma, non siete troppo infuocati. Andate calmo calmo, non vi preoccupate, tornate domani, che vi facciamo vedere questo dito. Mo, appena se niente, un principe, con tutti i pace, e due sole, ricette che lì 99 a Nancy, ricette, filumma, ma tu si scemo. E chi lo principe si vede unita mia bomba. No, 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 non ti preoccupare, sono amico, perché? Come tu pire tu, come fa? Sì, mettiamo unita mocca, unita mia mocca a te, madonna, che schifo. Ui, filumena. Se potete zucchero, urite la sola per tutta l'ottata. Chiocco, 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 fino a farlo diventare morbido come il velluto, liscio come la seta e bianco come l'avorio. Capo po, capo di nuovo principino che segue dall'alba, aspettando per il suo marone e rito, ma poco non si cerca un occhio, perché a vecchio ci potete di poco grasso e rodello. Oh principino, appena verrete subito, dice, mamma, e se questo è il ramo, e cadda essere l'albero, e si infiamma ancora più di curiosità, che andò dalla regina madre per vedere se poteva sposarsi con questa ragazza, con questa fanciulla. La regina era vecchia, ma non era scema, era pugliante. Appena sentette che sono figlio, ricette, alluccava perché era solo. Ma tu sei sicura, bambina tua, da lo sposa a questa? E noi non la conosciamo. E si che sta una zuccolona buttano, uomo te una palazzina, la mamma. Te lo traduco, non penso. No, 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 non te puzza. Ah. E ci volete un po' niente perché era vecchio. Dice tuo figlio, dice no mamma, o questa o la morte. No mamma mia, no, no mamma tua. No, no, che vuoi fare mamma tua? Davo questa e spussa te là. E si mettete una droga a dormire perché era chiatta, era vecchia. Allora il principino subito insieme con i baci andò un'altra volta giù al basso per chiedere la mano della fanciulla, e a terra prima dopo da vecchia, che era là di 120 anni, la comprò un prete dicendo, ah, noi siamo molto onorati di imparentarci con casa reale, però che la vogliono sempre timida, perciò maestà, o il matrimonio si deve celebrare di notte, e ovvero se la dà lo Van Gogh con niente. Ehi, ricetta un principe, va bene, solleva pure un copponetto, perché quella è timida. E ha ci capito, e se mette. Il principino andò subito a cercare di organizzare comunque il matrimonio e due sore rimanettero da soli. E a cominciare a s'appiccicare. Ricetta anche un vecchio Filumena, ricetta, dire tu per un pochettino come ti devi truccare, come ti devi apparecchiare un poco, perché tu sarà mia. Fai schifo. Oh bene, ricetta solo, mi facci schifo. Tu sei sempre stata gelosa di me. Io e te, perché hai tenuto sempre in coscia più bella vittoria. Sono solo accesa cavaliera per questi cori. Ma a te, cammina, ricetta solo. A te uno solo di Davide ti ha voluto bene. Uno solo ti ha guardato. Era ciocato. Ma mentre le due sorelle si stavano, si stavano appiccicando, sotto all'uscio della porta apparve Assuntino la capera. Voi la capera sapete che cos'è, no? Fino al secolo scorso si vedevano ancora queste donne a Napoli che andavano di basso in basso, accomodatevi, andavano di basso in basso ad apparecchiare, così si dice, ad apparecchiare le teste delle spose. Appena che te la sette al scontino dice a sposa rosta! Dice la vecchia, sono io, perché qualche cosa? Tu sei la sposa!
E non è troppo presto per sposarti. Ehi, famo da spiritosa, hai capito? E per un pochettino come mi devi truccare, come mi devi apparecchiare, perché si incarna. Te ne una fama. Si incarna, sono 90 anni che non mangio. Ehi, mamma mia, quando mi discurro, si invecchia di 99 anni, sei tutto collecchio, no? Poi dice, vabbè, fammi aprire un pochettino che si può fare. Spugliati un po'. Ah, vecchio si spuglia. Avutati un po'. Tre ore mi salutavo. Ma fortunatamente, ah, vecchio, a dietro le spalle, teneva una specie di borsa di pellicchia, moscia moscia, una specie di wallera, no? Lui lo sapeva che era wallera, quindi è venuto che ve lo spiego. Quella cosa che sta sotto è che comunque si gonfia a seconda della noia, fin quando proprio la noia non diventa proprio talmente grande che a uno a te dice non hai fatto proprio una wallera da pizzaiola. Tanto per dire. Comunque Assuntina cominciava a tirare questa wallera, tira, 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 poi ci facendo un umarone in un careta vecchio, che la vecchia rimanette tosta, tosta, così che non si poteva, manca paura perché se no schiattava, ricette, non poteva fare manca una scorreggina, anzi, dicette però, dicette Assuntina, e se mi viene da fare un soffio, e non lo faccio soffio. Poi la dovettero profumare, perché come si dice in francese? A vecchio, la profumarono di chiodi di garofano e tutte le altre spezie e cose, tanto che mi pareva proprio una pastiera. Allora, la vestirono con un velo tutto trapunto di oro e di pietre preziose e la presentarono in processione a portarono a Palazzo Reale. Ma o principina appena cavaretta e barretto visto mappatona e sotto mappatona sentivo quell'attore soave, dicette mamma mamma e che c'ha da stare sotto senza sapere che ci sia un cesso a pietra vecchia, ma anche un cesso normale, era una pietra. Comunque il matrimonio cominciò a celebrarsi e o principina ardeva dal desiderio e dice andiamo, si prende, facciamo un prezzo, io dice tu prezzo, non vuoi, chi sono matrimonio? Ma come c'è cuccia, non ti preoccupare, no. Perché appunto il desiderio del principe, che aveva 20 anni, dice Gian Battista Basile, scrive che questa è una cosa molto bella, ricordatela, anche se comunque ai tempi d'oggi Napoli mi dice di più, che comunque nessuno la capisce. Dice Gian Battista Basile che il principino non vedeva l'ora di arare i campi dell'amore. Ma no, Roma lo dicerò oggi, dicono voglio uscire dai nai nama che devi dare una sfida di niente. Comunque il matrimonio si celebrò e i pace mi chiede di suo mappatone, giaccata, uscì a te un po' pulita della camera del principino e se niente. O principino, ma se la parete là, dice, avevo sempre 20 anni, dice, buona amica mano. Nel momento in cui stava buttando la mano, si sentette da sotto la voce della vecchia che dice maestà, io sono timida, vi prego, spegnete prima tutte le luci. O principi, lanciato ci dicevo, studai il cannello, ma attenta la mano. O santa Filumeta Vergine, col calore il nodo si era sciolto. O principine, è quella che lui pensava di trovare, una cosa bella, fresca, delusa, ecco, dice, aspetta, qua gatta cicoria, perché non ci scrive ancora gatta cicoria, fammi aprire i fatti mia, a pensare con il cannello, scumigliaiava, e più San Gennaro. Mamma Rugano, lo principino quando mi rette che era rimasto un po' da un guenda puzzulente. Lo tuppo di El Regno, senza zoom, San Bardoso, o principe la pigliai, poi hai tagliato qua faccia. Eh sì, perché così una volta facevano i principi, quando non erano, non gli piaceva la donna che avevano. Ma la vecchia non morì, perché rimase attaccata ad un ramo che fuoriusciva sotto alla finestra del principe, attaccato con sottanine, rimanette là. E stava là, nuda,
con tutta la cestunia a fore. Dice Giambattista Basile, la nera caverna. E che ci stava là dentro, scarafunda, ragnatela, fumica, c'è un pochettino di più. Ma la cosa bella è che si trovavano a passare di là tre fate che avevano avuto una fatagione da un mago cattivo, quello di non ridere più nella vita. Ma appena Varenka, una vecchia, pisava l'albero, nudo, con tutta la cestugna a fuori, cominciarono a scombisciarsi dalle risate. E giù il fato la Revena, e giù la vecchia si ingazzava, e giù la vecchia si ingazzava, e giù il fato la Revena, fin quando si ruppe l'incantesimo. E allora le fate, per ringraziare la vecchia che comunque aveva fatto, diciamo, questo piacere, la tramutarono in una bellissima donna, in una bellissima fanciulla. Dice Giambattista Facile che era un cocco pinto d'amore, vale a dire che Cupido, il re dio dell'amore, non era bello quanto questa fanciulla. Capelli inanellati e biondi d'oro, occhi azzurri come il cielo e profondi come il mare. Zizza, pazzuta, come il principe alla mattina, appena che si affaccia, dice, ma che stai combriata, era sì, oggi me la dava a scegliere la mia zia femmina, pancia, e oggi mi ha pigliato da quella femmina e portato a me la casa. I pancia l'ha presa, la profumarono, la rivestirono e la mettete nel letto del primo. O principe si apparetta là, era bella, bella come io uso la luna, arò. Però Giambattista Bacino non gli dice quante arate si fecero. Comunque poi organizzarono un grande matrimonio, si sposarono e a questo banchetto furono invitati anche tutti i nobili e notabili di reame. E fra questi fu invitata anche la vecchia sorella, che aveva l'invidia, che appena vide la sorella che era domandata che luciore mangia, dicendo, ehi, ma tu mi hai ricevuto, come hai fatto a domandare così bella? No, io adesso non te lo posso dire. No, tu mi hai ricevuto, ma che hai fatto? Comunque, andiamo, perché te lo confiette? No, voglio confiette. Ma mi hai ricevuto, come hai fatto? No. Allora, per togliersela di torno, dicendo, vuoi sapere come ho fatto? Mi sono fatta scorticare. E sottava la vecchia, guarda, e sottava la giunta. Ma tu che dici? La vecchia subito da parte dei corsi, entra a casa, prese tutti i suoi risparmi che aveva conservato durante la sua vita e andò dal primo cerusico. Il cerusico a suo tempo era una specie di barbiere, farmacista, dottore, facevano poco tutte cose, dicendo, cerusico, siete, che ci stanno tutti questi soldi, tu mi devi scorticare. Ma tu sei scema, dicendo un cerusico. Scordo che tu e tuo sangue, sì, no, vabbè, ma a me come ne fotte, dice tu Gerù, tanto che lui comunque mi brava, e a casa mi chiede marone in cucina, mi chiede marone intaccata la vecchia si faceva tosta, se non è che lo parazzullo faceva una grande scorreggione, e gli tagliò il sangue. La giovane invece si godette il principe per 100 anni ancora, e morì. Loro stanno là e muoiono, stanno a casa.